Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci stiamo dirigendo da Anacco per fare un altro finale riguardo la storia di V e di Johnny. I finali a disposizione sono tre. Il primo l'abbiamo già fatto, che è stato abbastanza scioccante, traumatico. Io stesso ho trovato molta difficoltà nelle scelte che ho preso, perché non volevo dare il totale controllo del mio corpo a Johnny e non volevo neanche mettere in mezzo Panam, come ho già detto. Poi non so se avete visto gli episodi scorsi, eccetera. Però, vista la situazione, visto che il gioco ci ha risputato appunto prima della scelta definitiva, a questo punto io voglio farmi anche gli altri finali, non solo per curiosità, ma anche per voi che, se mi state seguendo, se guardate i miei video. Comunque, salve di nuovo. Sì, lo so, comunque una stronzata questa cosa, vi dico la verità ragazzi, è una stronzata, perché una volta che tu fai la tua scelta e completi il gioco, dopo ti togli di coda se il gioco ti permette di continuare a esplorare Next City o qualunque posto che sia, come anche nei giochi open world in generale. Non ti dovrebbe più mostrare la missione, non dovrebbero esserci più missioni principali attive. Quindi questa cosa mi ha fatto troppo incazzare, mi dà troppo fastidio, perché è come se non abbiamo fatto ancora nessuna scelta. Infatti, se adesso noi andiamo, sicuramente possiamo prendere le stesse scelte, fare le stesse scelte che ho fatto la prima volta. Basta con questo cazzo di messaggio. Andiamo all'Embers. Quindi non so, ditemi voi, ma Cristo, mi sento male. Non mi piace per niente. La troia di porcellana è il peggio del peggio. Lo so, farò attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo forte. Senti, al primo segnale di guai ce ne andiamo. Tutte queste cose le abbiamo già viste. O almeno io le ho già viste. Tutto. Merda. Rieccomi. Eccellente. Sei venuto. Sì. Non perdiamo tempo. Prima di parlare dei dettagli, credo di doverti una spiegazione. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Perché sei una stronza. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. Hai aiutato tuo fratello a farla franca. Non sei migliore di lui, neanche un po'. Non conosci la mia famiglia. Non hai idea. Mio padre aveva i suoi difetti. Lo so. Ma va. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, il fine giustificava i mezzi. Saburo Arasaka ha sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? Sì, vabbè, la famiglia. Però io cambierei qualcosa, il potere. Perché l'altra volta io avevo detto la famiglia, le metto. Sì, la famiglia. Però vediamo se è tutto a posto. Il potere. Sì, è tutto a posto, tutto a posto. Il potere. La famiglia. La famiglia. La nostra famiglia. Ok. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità, stabilità, per non oppormi mai. Ah, Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre, ma è un Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile.
Dovevamo parlare di affari, di dettagli. Allora facciamolo. Sì, hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Sembri nervosa. C'è qualche problema? Ma non lo so. È la terza volta che quella B passa qui intorno. Qualcuno ti ha seguito? Non distraiamoci. Hai portato il Soul Killer? Ovvio che non ho il Soul Killer. Direi che non ci conosciamo ancora così bene. Tieni alta la guardia. Comprensibile. Ma non è necessario. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè, comunque ragazzi, la sua Mikoshi voce non esiste nel mondo reale. Calci nelle palle proprio. Ma i suoi punti è di una noia colossale. E uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto l'Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. Adesso. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Ah, sarà un vero disastro. Tranquillo, Johnny. Abbiamo poco tempo. E tu mi aiuterai in cambio di... mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Come tutti. I panni sporchi si lavano in famiglia. Perché dovrei farmi coinvolgere? L'hai già fatto. L'hai voluto tu. E come pensi di fare? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Testimoniare? Senti, scusa la sincerità, ma... aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. In effetti, ragazzi, scegliendo, accettando appunto il suo aiuto, che succede? Presto lei dovrò tornare la tenuta, mantiene la parola, per non insomma, sospetti. E ci porta davanti il consiglio e io dico quello che è successo, la verità, eccetera, e poi il costrutto lei ce lo toglie, insomma, però poi ci sono delle conseguenze. E tutte le conseguenze successive non mi allora sono piaciute, sono state veramente traumatiche. Non mi piace per niente. Mi sembra che tu voglia usarmi. No. Io ti sto offrendo un'opportunità. Non sei la prima a farlo. Ma se fossi l'ultima, non ti conviene rifiutare. Mi dispiace, ma rifiuto. Andiamocene da qui, al volo. Vi? Ti senti bene? Eh? Stai sanguinando. Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Non ti preoccupare. Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. Sì, andiamo, ce ne giungi. Allora. Io queste cose le lascio, eh. Non credo che taglierò qualcosa. Anche se... che avevo avvertito. Se queste parti le ho già viste. Cazzo, potrebbe succedere tra qualche ora, vi? E ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Capisci dove voglio arrivare? Ho capito, sì, sì. Certo che capisco.
Vuoi che ti ceda le redini? Io ti voglio salvare occhio. La vita. Prendi la pseudo endotrizina, fatti da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. Ah sì, come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Non ce la faremo mai senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Non è ancora arrugginita del tutto. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano, ma ora mi pare improbabile. La convinco io. Abbiamo una certa esperienza in operazioni come questa. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. Tu a cosa mi servi? Posso chiedere io a Rogue? Non si assumerà un rischio del genere con un mercenario che porta ancora il pannolino. Oh, piano con le parole, che cazzo. Sarà come ai vecchi tempi. Ti spacco il culo, Rogue. Guarda che sono benissimo in grado di cavarmela da solo. Pensi davvero che funzionerà? Con la sua esperienza? Le sue risorse? I suoi contatti? Non esiste niente di meglio, Ensi. Fidati, funzionerà. Entriamo nella torre. Alza, apri il Mikoshi e io distruggo quello. Perfetto, ti fai un altro sonnellino? Cosa? Sono... No, non è come pensi. Non ancora almeno. Piano, aspetta a muoverti. Vic! Stai male, lo so. Deliravi quando sei arrivato. Così ho dovuto darti del beta all'operidolo. Ma l'ipersensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Come... sono arrivato qui. Ti sei trascinato con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo. E hai preteso di essere curato subito. Digli che è stato il tuo angelo custode. Io... non ero in me. Lo so. E la cosa è un po' preoccupante. Dimmi le cose come stanno, Vic. Sei a un punto di svolta. Prova a tirarti su. Piano. Ci provo. Forse mi sta tornando la sensibilità. No! Ho detto piano. Un altro trionfo per i libri di storia. Se devi dirmi qualcosa, Vic, dimmela. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Lo so, Vic. Ci proverò. Presto. No. Devi farlo ora. Vedi quella roba là sopra? Sì, che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure, trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endotrizina. Rogue, Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Basta, Johnny. Devo pensarci. Vuoi pensarci? Va bene.
ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, V, stai parlando da solo. Ah, ad alta voce, cosa? Devi decidere, e in fretta. Allora, qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Prendiamo le pillole, la pistola. Vic, grazie di tutto, ci vediamo. Ehi, V, ho sentito... quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Grazie, Misty. Certo, fai strada. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Seguiamo la bella Misty. Per l'ennesima volta. Ultimo piano. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack. È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora West da una parte, i Chumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. Mm-hmm. La vita non è stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Dopo che... Ah, ora va meglio. L'ho portato qui. Aria. Misty? Vedi quella? Vengo qui quando voglio stare un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Fa con comodo. Ok, ciao Misty, ciao. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Allora, possiamo chiamare Panam, l'abbiamo chiamata anche la prima volta, la chiamiamo anche Panam. Adesso. Panam. Voglio solo sentire la sua voce. Spero proprio che sia solo per quello. Ehi. Ehi, Panam. Lo sai che ore sono? Scusa se ti sveglio così tardi. Mi hai chiamato per questo. Per scusarti di avermi svegliato mentre dormivo. Non so se ci rivedremo ancora. Ah, è così. Senti, come vuoi. Vaffanculo. No, non intendo quello. Allora deciditi. Panam, non ti incazzare. Porca miseria. C'è una cosa che devo fare oggi. Il rischio è davvero grosso, ma devo farlo. Che cos'è? Non posso parlarne qui. Proprio no.
Allora chiudi il becco e dimmi dove sei. In città? Sì. Ok, pianta il culo da qualche parte e aspettami. Sto arrivando. Non capisci? Non posso più aspettare. Ha qualcosa a che fare con quello che mi stavi dicendo prima? Proprio così. Beh, ti dico una cosa. C'è sempre una via d'uscita. Ecco cosa devi fare. Fa un paio di respiri profondi e pensa intensamente a quello che ti ho detto. Poi mi richiami. Sai perché? Perché sono qui per te. Ma... Fine della discussione. È andata bene. Non mi ha lasciato dire una parola. Forse è meglio così. Avresti detto troppo. Hai fatto bene a chiamare. L'avrei fatto anch'io. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Sì, sì, mi ricordo. Poi hai cercato di uccidermi. Vedi? È questo che intendo. Ora, invece, voglio salvarti la pelle. Vuoi lasciare che sia io a farlo? Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta dell'Arasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Ok, e... vabbè. Io avevo scelto di fidarmi dell'Arasaka. Questa volta cediamo le redini a Johnny, ragazzi. Poi il prossimo finale lo dedicheremo a Panam. Penso che dobbiate andare tu e Roca. Voi due insieme avete più probabilità. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Tocca a te, Johnny. Mi fido di te. Prendi il timone. Solo... facci piano, ok? Andiamo con Johnny. Grazie, ragazzi. Da questo momento in poi credo che le cose si svolgeranno diversamente. Ci vediamo dall'altra parte. Oh sì. A costo di ridurre questa cazzo di città in cenere. E ragazzi, siamo nei panni di Johnny. Guarda, e questa fase io non l'ho vista, non l'ho mai vista, quindi è completamente nuova. Fai un ultimo drink prima di andare a letto? Come se fossero una persona sola. L'ultimo? Ho appena iniziato. Peccato, perché stiamo chiudendo. Sto cercando Rook. Là, al tavolo grande, ma non ti conviene disturbarla adesso. Tranquilla, Claire. Ci vediamo, ciao. È stato bello conoscerti, Claire, ciao. Sì, davvero? Allora guarda. Mettiamola così, guardo e come. Noto che imparerò qualcosa. Hai il tuo piccolo business solo perché ti ho lasciato fare. E potrei cambiare idea in qualsiasi momento. Aspetta un attimo. Via in pausa. Sono io. Ci risentiamo, Wakako. Che cosa Wakako vuoi? Wakako cacca. Ehi, è morto qualcuno? Non sei felice di vedermi? A dire il vero, non sono sicura. Perché? Ce la siamo spassata insieme, no? I vecchi tempi sono finiti. E poi ho una mezza idea del perché sei qui. Vuoi qualcosa. E di solito non è un buon segno. Proprio così. E a chi altro potrei chiedere? Di tutta la banda dell'Atlantis, per qualche strana coincidenza, sei sopravvissuta soltanto tu. Che cazzo vorresti dire? Sai, mi sono perso gli ultimi 50 anni. Sto solo cercando di mettermi in pace. Sì. E? Scoperto qualcosa di utile? Solo che tutti gli altri della vecchia banda hanno fatto una brutta fine. Infatti, io sono convinto che Rogue ci nasconda qualcosa. Mi sembra troppo strano che è l'unica sopravvissuta, che sia l'unica sopravvissuta con tutta questa storia. Ma...
Cazzo, credo che peggio del primo finale che abbiamo fatto non possa andare. Gente, siamo chiusi. No, perché? Non abbiamo ancora finito. No, invece sì. Bello mio, la battuta del cazzo. Niente, il tuo turno è finito. Va a casa a rilassarti un po'. Ok, mi sa che torno alla. Ciao Panam. Abbiamo tutto il locale per noi. Wow, claro. Trattamento da VIP. Adesso parla. Si può sapere che diavolo stavi insinuando? È la mia bottiglia, quella dietro al bancone. Sì, era lì ad aspettare, anche se non sapevo bene cosa. Ma mi sta venendo qualche buona idea su come usarla. Mi stai facendo perdere tempo. Scopri le tue carte perché secondo me ti sei... Senti, Rug, parliamoci chiaro. So che ti sei venduta. Credi davvero? Ma cazzo! Si può sapere da quando le mie scelte professionali sono diventate cazzi tuoi? Hai un nome sulla punta della lingua, lo so. Adam Smasher. Certo, ma dopo un bel po'. Tu non c'eri più e ho smesso di portare il lutto. Negli affari non c'è spazio per i sentimenti, Johnny. Io e Smash lavoravamo per la stessa gente. Puzza come la merda. Certo, avevo una scelta. Sì, me ne sono pentita. Puoi scommetterci. È questo che volevi sentire? Beh, ehi. Il passato è il passato. Se è così, perché non parliamo del futuro? Ti conosco. Sei qui per una ragione. E... questo corpo sto cercando di... merda. Vi sta morendo e io sono il cancro che lo sta uccidendo. Ma possiamo cambiare le cose. Devo solo... No, Johnny. Non iniziare. Non fingere di voler aiutare qualcuno. Gira sempre tutto intorno a te. Vuoi solo sentirti meglio. No, fanculo, principessa. Non ho molto tempo, Rook. Quando quel cazzo d'orologio segnerà la mezzanotte, Johnny se ne andrà e vi con lui. Devo uscire dalla sua testa prima che questo accada. Siamo riusciti a contattare Alt. Ha accettato di aiutarci. Ma... c'è solo un posto dove possiamo farlo. Il Mikoshi. E l'unico punto d'accesso che possiamo raggiungere è ben nascosto sotto l'Arasaka Tower. L'Arasaka? Ancora? Dovevo aspettare. Dai, cazzo. Mi aiuti o no? Sto parlando a tempo qui, eh. Soltanto un idiota continua a fare la stessa cosa illudendosi che possa andare in modo diverso. Che palle che sei. Non mi è mai piaciuta, ragazzi. Non mi è mai piaciuta questa qui. Almeno ce l'hai un piano? Certo che c'è, cioè, più o meno, insomma. Sei la migliore fixer della città. Dimmelo tu come possiamo fare. Hai detto C. Vuoi perderti l'occasione? E allora? Cosa dovrei fare? Hm? Tirare fuori la tsunami e partire per la tua nuova crociata contro l'Arasaka? Bingo. Quando? Non saprei. Adesso? Subitissimo. E cosa ti fa pensare che accetterò? Perché sai di essere in debito con me. Con me e con tutti gli altri che hai calpestato per arrivare in vetta. Merda. Sapevo che sarebbe successo. Che un giorno, per qualche cazzo di miracolo, saresti entrato qui dentro e avresti fatto un casino. Certe cose non cambiano mai. E noi? Siamo cambiati? Non lo so. Beh, allora scopriamolo.
Bella lì, ragazzi. Me la vuoi dare? Grande Johnny. Che poi alla fine siamo noi che abbiamo baciato. Johnny. Cioè, vi. Cioè, ti sono. Ma te capito? Cazzo di bocca. Attenzione. C'è l'inguazzata tattica. Cristo santo. Tocca cagare sotto. Ci caschi tutte le volte. Porca non ho mai visto qualcuno che non è sbronzo marcio dormire più di 20 ore. La prossima volta ti spacco i denti. Sul serio, dovresti provarci. Ma il capo non sarebbe contento se ti spezzassi le ossa. Attenzione. Intendi, Luke? C'è soltanto un capo. Andiamo, il capo ti aspetta. Non fare molto lo sbruffone perché ti do un calcio in culo e faccio volare in orbita proprio. Vedo che vi siete già presentati. Ottimo. Sì. Rogue, che ci fa qui questo esemplare? È il nostro pilota, che oggi ci porterà a Corpo Plaza. Rogue, sei la migliore. Certo che lo sono, altrimenti non saresti qui. Lì c'è l'attrezzatura, serviti pure. Se me lo dici così... Prendi tutto. Che cosa sono? Propulsori. Antigrav. Fissatele alle gambe e puoi atterrare praticamente da qualsiasi altezza. Bello. Cristo, Johnny, non sono la tua cazzo di babysitter. Fa niente. Ho capito. Ok, adesso mi dici qual è il piano. Sì. Scusate un attimo, eh. Devo equipaggiarla queste cose. Questa qui, ok. Questa, poi... No, le scarpe ce le ha già messe. Mettiamo gli occhiali. Cappellino. E' questo. Ok, sono pronto. Inserisci lo shuttle. L'obiettivo è il punto d'accesso del Mikoshi nell'Arasaka Tower. Dobbiamo arrivare al piano dei laboratori, difenderlo finché non abbiamo fatto quello che dobbiamo e andarcene vivi. L'Arasaka Tower è una fortezza, l'edificio più sicuro di Night City. Entrare dall'ingresso principale è impensabile. Perciò entriamo da una finestra che apriamo noi. Per la precisione, usiamo un bombardiere tattico Strix della Militech. Per prima cosa, bombardiamo le difese aeree della torre da alta quota. Poi abbattiamo un muro al 76esimo piano, saltiamo giù dalla V e sopravviviamo all'atterraggio grazie agli antigrav. Esatto. Perfetto. Finiremo nel bel mezzo di una foresta tropicale. Contrariamente a quanto si creda, a volte l'Arasaka ha un certo stile. Ci facciamo strada nella giungla fino a un condotto che è proprio sull'asse verticale della torre. Il condotto va fino ai sotterranei dell'edificio. Scendiamo in un attimo, usando ancora i propulsori. La sicurezza non avrà il tempo di reagire, saranno nel pallone. Non mi aspetto molta resistenza. Corriamo fino al piano dei laboratori, raggiungiamo il punto d'accesso e il resto è nelle tue mani. Applausi, prego. Come dicevo, c'è un solo capo, una sola regina. Vuoi bombardare quei pezzi di merda? Sul serio? Mi piace. È da una vita che aspetto questo momento. Aspetta a fare i salti di gioia. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo fare molto di più.
È qui che viene il bello. Tiriamo giù dall'orbita un satellite delle comunicazioni Jurogin 0401. Cazzo di satellite! Qui facciamo la storia, amici! Interrompiamo le comunicazioni ANC, in Norcal e in Sokal. Dovremmo guadagnare 3 o 4 ore. Niente coordinazione, niente supporto. Caos completo. Mi piace assai, ragazzi. Mi stai dicendo che oltre al bombardiere ti sei comprata anche uno Space Shuttle armato? Ho un certo contatto all'orbita nera. Un benefattore misterioso. Un informatore ai piani alti. Lo pagherò abbastanza perché ci dia accesso al Jurogin. Il resto lo farà la nostra vecchia amica Netrunner. Intendi Alt? Beh, è l'unica che io conosca in grado di tirare giù un satellite della Rasaka. Devo già parlare con Alt. La convinco io. Mi raccomando, Johnny. Questo lo puoi fare solo tu. Ti ho detto che ci penso io. Quindi, ricapitolando, voliamo fino alla Rasaka Tower e sganciamo qualche missile per rompere il ghiaccio. Esattamente. Poi saltiamo giù. Cerchiamo il condotto e scendiamo. Fino al punto d'accesso del Mikoshi, sì. Che te ne pare? Perfetto, perfetto. Ci sono più falle in questo piano che bordelli a Kabuki. Ma funzionerà, cazzo. No, abbiamo fatto stronzate anche peggiori. Rogue. Che c'è? Solo grazie. Ringraziami dopo. C'è ancora la questione di Alt. Come te la cavi a navigare nel cyberspazio? Beh, via, ha fatto un po' di pratica. Me la caverò. Va sul retro. Nix ti insegnerà le basi. E tu, allora. Wayland, scalda lo Strix. Ti raggiungiamo presto. Quanto ci metti? Allora, la situazione qui si sta svolgendo in maniera molto, molto, molto bella. Mi sta piacendo. Spero che prosegua così. Ehi, vai tu dentro, giusto? L'idea è quella. Bene. Cambiati e poi siediti lì. Io sto per staccare, perciò quando torni sei da solo. Niente stronzate con la mia attrezzatura. Tranquillo, posso. Alt. Sei qui? Te l'ho detto. Alt. Ciao, Alt. Non c'è più. No, non è possibile. No. Una parte di lei esiste ancora. E poi le somigli un sacco. Vedi Alt perché vuoi vederla. È un meccanismo di difesa. La tua memoria crea semplicemente un'immagine sostitutiva. È strano. È come tu se... Tu avessi un incubo. Mi leggi nel pensiero? Una semplificazione eccessiva. Continui a negare quello che sei. Un costrutto. Un insieme di dati. Io... ti conosco. Tu mi conosci? Come... stringhe di codice. E cos'altro conosci? La complessità delle tue emozioni. Il tempo stringe. La Netwatch può rilevare il nostro traffico dati. So come entrare nel... È sotto la Rasaka Tower. Prevedibile. Porca puttana, l'hai fatto ancora. Mi leggi il satellite Jurogen 04. Sì, però non farlo mai più, cazzo. Posso disattivarlo? Puoi rallentare un secondo? Farai irruzione nella Rasaka Tower e localizzerai l'accesso del Mikoshi. Questo è il programma che stabilirà il collegamento. Te lo mando su un chip. Quando avrai aperto una backdoor,
Io potrò bypassare i protocolli di sicurezza della fortezza telematica. E poi? Verrai separato da V. E il Mikoshi cesserà di esistere. Cesserà di esistere? Così come i costrutti al suo interno, giusto? No. I costrutti di dati non saranno distrutti. Diverranno parte di qualcosa di più grande. Niente. Riprova. Non comprendo. Perché è qualcosa che tu non sei in grado di comprendere. E va bene, come vuoi. Questo è tutto. Beh, potresti augurarmi buona fortuna. Ti auguro buona fortuna. Grazie, wow, Hunter. Grazie. Ora sì, che mi sento invincibile. Minchia. Ok. Ecco sta. Depositati in garanzia. I documenti sono da Sukage e Finch. Sì, tutto bene. Non ti preoccupare. Adesso spegni il motore e fermati a guardare le stelle. Fallo, fidati. Non te ne pentirai. Devo andare. Ti voglio bene. L'assalto più grande della tua vita. E tu ti vesti così. Perché? Non si vede la mia parte migliore? Non respingerà molti proiettili, ma è un problema. Come sono vestito? No, ma devo cambiare, aspetta. Pronto? Chi era? Rogue, con chi parlavi? Mio figlio. Cioè vuoi dire che... Ah, avevi un figlio? Stai dicendo che... Cioè, hai un figlio? Che tu hai... Una vita privata? Sì. E ci fermiamo qui. Ti ho chiesto se sei pronto. Sì, sono pronto. Scusate, però... Io mi voglio cambiare... Ah no, vabbè... Ho comunque... gli abiti sotto. Bene. La tuta. Dai, vieni. Ho quel pazzoide e parti senza di noi. Andiamo. Mi piaceva questo. Mi mancherà. Perché dici così? Andrà tutto bene? Non lo spero. Su fino in cima. Wayland, cosa sa del lavoro esattamente? Solo quello che gli interessa. La sua parte. Visto che ne stiamo parlando, quanto costa un lavoro del genere? Questo resta tra lui e me. È davvero così top secret? Riservatezza tra fixer e mercenari. Ho le mie regole. Non si discutono. Beh ragazzi, siamo pronti, eh? Ormai... siamo in ballo. Oh, cazzo fai? Caschi. Wayland, tiraci su! Ricevuto! Rogue? Sì? Sei stranamente silenziosa. È tutto a posto? È solo che non riesco a credere che lo stiamo facendo sul serio. Come ai vecchi tempi. Sì, eh? Sì, questa scena mi ricorda qualcosa, ragazzi. Proprio come ai vecchi tempi. Era lontano 2023, se non sbaglio. No, che cosa? Da un'occhiata. Io? Vedi quella?
Un giorno tiri a campare e quello dopo hai l'intera città ai tuoi piedi. L'intera cazzo di città! E nessuno può dirti quello che devi fare. Nemmeno quei figli di puttana. Non so come andrà a finire, ma di certo sarà una mattinata molto calda. È ora di dare a questa città un'altra svegliata. Cazzo! È davvero splendida! E sta per diventarlo ancora di più. Che succede qui? Mi strafate e non mi chiamate nemmeno? Ti piacerebbe, Squama? Occhi al cielo, gente! Cunningham fa la sua comparsa tra te. Tu. E Upo. Wow, quello era il Jurogen. Esprimi un desiderio. Ehi! Ci hanno agganciato! Merda. Ci atteniamo al piano. Cazzo! Portaci via da qui! Troppo tardi! Non si torna indietro! Dobbiamo improvvisare! Sto perdendo il controllo! Wayland! Portaci ai piani alti! Dai, Wayland! Non ci ferma nessuno! Cazzutto! Non ci ferma nessuno! Siamo dentro. Rilevati intrusi. Inizio protocollo Hayabusa. L'edificio è in isolamento. Ah, porca troia. Ehi, respiri. Persone ancora. Di sicurezza a rapporto nelle zone designate. Wayland non è mai saltato. Si è schiantato alla cascata. Cazzo. Cerco di ristabilire il contatto con lui. Poi cerchiamo qualcuno che abbia accesso all'ascensore per scendere. Wayland, mi ricevi? In quanti pezzi sei finito? Uno solo, spero. Ma credo che la tribù locale si stia interessando a me. Ti tiriamo fuori di lì. Non muoverti. Come se potessi. Raggiungiamo Wayland. Capito. Andiamo, andiamo. Non abbandoniamo nessuno, ragazzi. Nessuno. Andiamo a prenderlo. Guardie, impegnate al terminale. Possiamo passare inosservati oppure farli fuori tutti insieme. Li facciamo fuori tutti insieme, ma che cazzo. Vieni, 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 pronto. Volete giocare? Parate! Siete delle seghe. Guarda. Allora, questo posto me lo ricordo, sì. Ok, alla vita. Me lo ricordo perfettamente. Oh, che fai? Sono sotto. E spam. Ho trovato Wayne. Cazzo. Vado alla cascata. Basta. Sono te con lui. Finalmente. Mettiamoci al lavoro. Ehi, Wayland, mi senti? Controllo la zona. Forte. Cazzo! No, vabbè, però... Siete stronzi, Fanculo. Sono colpito! Bella tenuta. Da un mezzo rettile lo prendo come un complimento. Grazie dell'aiuto. Avresti dovuto saltare con noi. Non mi piace far fuori i nemici tutti insieme. Meglio uno alla volta. Sono d'accordo. Mi sa che sei riuscito proprio ad evitarli. Non ora. Andiamocene. Muoviti.
siamo occupati noi. Quell'idiota pensa. Abbiamo perso il contatto. Vedi qui, è di alto grado. Ha l'autorizzazione. Così svegli. Gettala! È tutto tipo gioco. Morto. Sì! Li abbiamo in pugno! Prendiamo la chiave d'accesso e andiamo all'ascensore. Ho la chiave d'accesso. Presa. All'ascensore. Io sono qui! Forza! Non parla, Skippy, però, eh. Razza di idiota! Bene, bene, continua così! Dai, muovetevi, andiamo. Chi c'è? Uè? Rock. A posto. L'Atria. Gesù. Solo un mese fa mi sono incontrata qui con Michiko Arasaka. Corridoi, uffici vuoti. Proprio come allora. Ti ricordi? Certo che ricordo. Sei cambiato, lo sai. Finalmente sei cresciuto. E tu sei ancora la migliore. Quindi... le stanze della sicurezza sono al piano di sotto. Fatti strada. Cazzo, gli ascensori sono ancora bloccati. Dobbiamo saltare. È un bel volo fino a laggiù. È esattamente per questo che ti ho fatto portare gli antigrafi. Spam. Da che parte ora? Stanza della sicurezza! Cerchiamo l'ascensore per i laboratori. È la via più breve per i Nikoshi. Ma questi stivaletti super cazzuti, super potenti, che attutiscono le mega cadute. E le possiamo avere? Fate un pisolino. Via, via, via! Deficiente. Che fai? Ti che nascondino con me? No. Ah, bloccato. Riusciamo a salire lì, cazzo. Aspettate, delle scale. Posso aprirla da qui. Ci deve essere un terminale di controllo. Aperta. Inserisco altro. Tira fuori la tua donna. Lascia che ci mostri quello che sa fare. Ehi, sei sempre stata tu quella giusta. Lo sai, no? Io sì. Beh, peccato che non lo sapessi tu. Poteva andare peggio. Alta è dentro. Pensi che possa superare l'ICE? Ho bypassato la sicurezza. Ho il controllo completo dell'edificio. La strada per il Mikoshi è sgombra. Ascensore, adesso. Fatto troia di merda. Merda.
Cazzo, abbiamo... è devastato. Porca puttana. Dai, spicciati, cazzo. Controllo operazioni di rete. 2067. Una guardia del corpo Arasaka salva l'imperatore del Giappone dal proiettile di un assassino. Cos'è questo? 2074. 2071. Forze di sicurezza Arasaka impediscono rivolte di massa a San Francisco, salvando la città da rovina certa. 2074. Un'indagine della Rossa. Stronzate. Conosco quello sguardo. Hai in mente qualcosa? Ci ripensi mai al perché l'abbiamo fatto? Fatto cosa? Al perché abbiamo affrontato le corporazioni ricoperti di pelle, ferro e impianti. Non lo so, Johnny. Eravamo giovani, avevamo il sangue caldo e la merda nel cervello. Come tutti i ragazzi. Combattevamo per ciò che era bello. Non sapevamo cosa fosse buono o giusto. Per noi contava solo il bello. Resta concentrato. Quando avremo finito ci bruceremo un po' di neuroni a suon di vodka. Offro io, ok? Razza di vecchi con le vostre storie dei vecchi tempi. Come i miei nonni. I netrunner della Rasaka. Scusa, hanno invaso i sistemi della torre. La mia priorità è fermare la loro avanzata. Devi continuare da solo. Ho aperto una strada, ma devi sbrigarti. Un'unità di sicurezza d'elite ti segue. Ha provato a scappare. È finito in pasto alla torretta. Porca di una puttana. Chi è? Oh, merda. La Cunningham ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni. I bastardi non avevano speranza. Andiamo, dopo la porta si scende. Qui? A quanto pare il nostro lavoro qui è già fatto. Mi preparo a respingere un attacco di rete proveniente dall'esterno della struttura. Sarete da soli ora. Va bene, sì. Dovete sbrigarvi. Una squadra d'élite della Rasaka è vicina. Muoviamoci. Ok, siamo così vicini che sento quasi l'odore dei flussi dati. La stanza dopo la tornare indietro nel tempo. Ma puoi sempre cominciare da capo. Cazzo, Mi ricordo di prima. Ah, ecco, Smasher. No! Rogue! No! Vaffanti fottere. Bastardo. Smasher, bastardo. Cazzo, Rogue! Cazzo di stronzo, bastardo! Cazzo di merda, io ci sono una volta e ti ammazzo un'altra volta, stronzo infame! Vieni qui! Ma ciuccia me la stronzo, maledetto! Hai risparmiato ora! Come umano! È disgustoso! La pietà è disgustosa! Addosso! Sei morto, stronzo, neanche te ne stai rendendo conto. Bastardo infatti. La sopravvivenza è di... Ho violato le loro difese. La strada per il nucleo è aperta, ma non abbiamo molto tempo. Ascoltami bene, Cyborg, figlio di puttana. Rogue valeva molto più di te o di me. Era la migliore. E tu l'hai uccisa. Conosceva i rischi. Rogue voleva fermarti. Finalmente ha avuto ciò che voleva. Che stronzate dici? L'ho uccisa quella vecchia troia. Non capisci un cazzo, Smasher. Ha chiuso questa storia come voleva lei. Qualcosa che tu non capirai mai.
Vabbè, le conseguenze ci stanno sempre, ragazzi. Rogue è morta. Prendi la pistola di Rogue opzionale. Dov'è? Non ho idea di dove sia, ragazzi, la pistola di Rogue. Proprio non ne ho la più pallida idea. Cazzo è la pistola? Vabbè, mi faccio un giro, ragazzi, se la trovo ve lo mostro, altrimenti pazienza. Vabbè, ragazzi, mi faccio un giro, se la trovo ve la faccio vedere la pistola, altrimenti pazienza. Devo rimanere qui, prendo tempo, perché proprio non c'è neanche di corpo. Sicuramente l'ha disintegrato quello stronzo. Ma sono cieco io, non la vedo. Non lo so, ragazzi, non riesco proprio a vederla, il corpo di Rook, quindi andiamo avanti.
Cicina ciona, ciao, cicina bella bella bella, cina cina. Ehi, hey. Grazie, grazie di tutto. Ehi, hey, Wayland. Che c'è? Sei un tipo a posto. In bocca al lupo. Altrettanto. Il punto d'accesso è davanti a te. Collegati, entra lì dentro e cerca la mica e dalla Alt. Non so se dopo avrò i mezzi per farlo, quindi te lo dico ora. Da parte di V. Grazie. Quanto a me, mi dispiace. Mi dispiace. Siamo pronti. Dove sto? Vai sul tetto. Ciao Miccio. Ciao Miccio. Ma scusate. Quando non sarò più materia di natura, non prenderò una forma corporale, ma una forma quale creano gli orefici greci, di oro battuto e di foglia d'oro, per tenere desto un imperatore sonnolento, oppure posato su un ramo dorato a cantare ai signori e alle dame di Bisanzio. Di ciò che è passato, che passa o che sarà. Ah, sono io. Visto che avevo ragione, ce l'ho fatta. Anch'io sono felice di vederti. Hai visto qualcosa di quello che è successo? No, ma forse è meglio così. Rogue è morta, Smasher ci aspettava. Mi dispiace. Non devi. È morta per me, non per te. Il mio corpo è ancora tutto intero? L'ho parcheggiato nei sotterranei della Arasaka Tower, connesso alla rete. Immaginavo. Abbastanza. La tua donna mi sta distruggendo il cervello con il Soul Killer già da un po'.
Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Cioè, se ce l'hai fatta fino a qui. Beh, solo ora mi rendo conto di quello che sta succedendo. Porca puttana. Cioè, Alt mi ha trasformato in un engramma. Non so nemmeno quando. O come. Allora, com'è essere un ammasso di zeri e di uno? All'inizio il dolore fantasma. Cazzo. Era come se l'intero corpo mi andasse a fuoco. Ora mi rendo conto che non era dolore, ma un simulacro digitale. Credo che Alta sposterà di nuovo questa psiche digitale all'interno del mio corpo, ma non ho idea se me la caverò, né in che stato sarò. Il Soul Killer. Non percepiamo niente. Perché? Dovremmo farcela addosso dal dolore in questo momento. Analgesia digitale. Siamo flussi di dati. Alcune sensazioni possono essere bloccate, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ti sei sorbito la lezioncina completa di Alt? Mi ha passato le informazioni in un istante. Comunque, ha detto che distruggerà il Mikoshi, come volevate fare voi. Libererà tutti quei poveri bastardi solo per risucchiarli nel suo stesso grembo e renderli parte di sé. E quindi? Quindi siamo al gran finale. È tutto nelle mani di Alt ora. Ma no. Toccare, sì. Ma oh. Cosa? Alt! Ho commesso un errore nell'escludere il fattore corpo. La riconfigurazione del DNA è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri neuroni. Cazzo! Dillo in parole comprensibili! V morirà a prescindere dal mio operato. Minchia, oh, ma... È imminente. Porca puttana, cioè, ragazzi, non abbiamo scampo. Il nostro destino è morire e basta. Porca puttana, Alt. Una cosa dovevi fare e l'hai mandata a puttana. Non potevo conoscere la situazione prima di condurre un'analisi precisa e approfondita. Hai promesso al povero stronzo una nuova vita e hai mentito. Hai mentito. Johnny, vuoi stare zitto un secondo? Devo pensare. Dai, Alt. Deve esserci un modo per risolvere. Il biochip ha modificato irreversibilmente l'organismo ospite. Non appartiene più a V, che è un intruso nel suo corpo. Porca troia. Per te la situazione è diversa. Le modifiche sono state apportate per ospitarti. Stai dicendo al tuo ex di buttarmi fuori dal mio stesso corpo? Le modifiche sono irreversibili. Tu non hai più niente da perdere. E lui ha tutto da guadagnare. Non interferirò nelle vostre questioni personali, ma finché Johnny ha il pieno controllo, può fare quello che vuole. Cazzo! Comunque, ragazzi, qualsiasi scelta prendiamo, ci sono delle conseguenze piuttosto drastiche. Cazzo devo fare? Non ho la minima intenzione di farti un torto. Abbiamo fatto un patto e voglio rispettarlo. Lo spero bene. Un attimo, pensiamo a che cosa fare. Visto che io sono spacciato, rispettiamo il nostro patto. Io me ne vado e tu resti. Le chiavi per il mio corpo sono tue. Ah, ok, aspettate. Forse Johnny può andare con Alt. No. Sarò io ad andarmene. Bugiardo pezzo di merda. Che cosa devo fare, Alt? Devi solo attraversare il ponte. Diventerai parte di me. E V tornerà al suo corpo e alla sua vita. Ok, quindi se noi attraversiamo il ponte nei panni di Johnny, vi sopravvive. Mi stai prendendo per il culo!
Non ci sono opzioni, gran pezzo di merda! Tu te ne vai, io resto! Erano questi i patti! Ok, piano. Credo di avere nel sangue una dose troppo alta di Silverhand. Devo rilassarmi. Senti, se dovessi scegliere con chi ritrovarmi su un'isola deserta, non saresti tu. Mai e poi mai. Cazzo, prima di te verrebbe l'intero cast di piccoli grandi corporativi. Perché sei un grandissimo figlio di puttana. E certo, c'è un sacco di gente che meriterebbe di vivere più di te. Però non ti vorrei mai morto. Allora, entra nel pozzo per tornare nel corpo di V attraverso il ponte per entrare per sempre nel cyberspazio. Non riesco a capire cosa cazzo sta succedendo. Sono un po' scioccato, ragazzi. Promettimi solo una cosa, bastardo. Non dimenticarmi. Perché possiamo solo andare da questo lato, cioè non credo che possiamo fare altro. Attraverso il ponte con Alt. Ah, così ci buttiamo. No, ma non mi volevo buttare. Aspettate, che sta succedendo? Fai una doccia. Chi è? Non potevi aspettarmi. Panam. Non volevo svegliarti. Ok, siamo noi, va bene. Quindi Johnny che fine ha fatto? È rimasto con Alt. Panam, carissima, dolce amore mio, Panam. Che bella che sei. Che bello rivederti, che bella che sei, cazzo. C'è qualche problema? Tutto ok? No, non è ok. Niente è ok. Cazzo. Panam. Mi serve un po' d'aria. Che è successo? Che sta succedendo? Panam, dimmi. Sono qui. In realtà sono confuso, non so cosa cazzo sia successo esattamente, ragazzi, però sono felice di essere qui in questo posto insieme a te, Panam.
Una cosa la so. Questa città di merda non mi mancherà. Non ti capisco proprio. Dopo tutto quello che è successo nel Mikoshi, non senti la necessità di lasciare questa fogna. Di scappare. Correre senza guardare indietro. Fuggire via con me. Exit la mia città. Ancora ho ancora qualcosa da dimostrare qui. Anche se fuggissi con te non mi resta molto tempo. Perché non resti qui con me? Ne abbiamo già parlato. Lo sai che ho degli affari in sospeso qui. Un ultimo lavoro di cui occuparmi. E allora? Hai anche tutto l'afterlife ai tuoi ordini. Non ti servono altri lavori. Hai già tutto. Merda. Apri gli occhi. Ho tutto. Ne sei sicura? Perché questo includerebbe anche te, Panam. Resta qui, con me. Non posso. Sono il mio clan. La mia famiglia. La mia responsabilità. Nonostante questo, tu mi chiedi di scegliere. Perché vi? Per cosa? Cosa cambierebbe se anche venissi con te? Comunque mi restano solo pochi mesi. Sarebbero pochi mesi tra persone a cui tieni. Persone che tengono a te. A meno che non sia proprio questo il punto. Credi che la fine sarebbe più facile se tu fossi solo? Lo sai che non è così. So soltanto questo. Che domani non sarò più qui. Stiamo smontando il campo. Partiremo all'alba. No, vabbè, ma dai ragazzi, ma davvero? Cioè, non possiamo, non c'è un'opzione, non c'è una scelta che ci permetta di andarcene con Panam. Ma che stronzata, dai. E cioè, deve sempre essere qualcosa di terribile, di triste. Di sicuro questo è migliore, questo finale è migliore rispetto a quello precedente, quello con la Razak, eccetera. Al 100%, però dai, ragazzi. Non c'è un finale dove alla fine Juni rimane nella nostra testa, però noi non moriamo e possiamo vivere sereni senza morire, senza rischiare di morire, senza avere, diciamo, una vita molto breve e viverla insieme a Panam, no? Per forza così devono andare le cose, ma che palle! Non voglio perderti, ma non posso andarmene. Non posso fare altrimenti. Beh, sai che la mia radio è sempre sintonizzata su Stanley. Sentirò parlare di te. Puoi scommetterci. Cazzo, non sopporto gli addii. Ci vediamo, Panam. Alla prossima. Un giorno, da qualche parte. Ricorda, mi devi ancora raccontare quella storia del tizio del Caucaso. Quello nel bagagliaio. Ma è una figata di storia. Ma piuttosto lunga, con molti colpi di scena. Cercherò di trovare il tempo. Sarà meglio per te. Alla prossima. Ti ricorderò, V. Sempre. Entra nella V. Cioè, ma che tristezza, ragazzi. Ma non è possibile. Ma perché deve andare a finire così? Ma non c'è proprio... Ok, un lieto fine, va bene. Buongiorno, non piace neanche a me, però voglio dire... Ehi, Del. È pronto per il decollo? C'è un finale dove magari... ce ne andiamo per la nostra strada, anche se non siamo con Johnny, non importa, ma almeno con Panam, che ci siamo fatti il mazzo per relazionarci con lei, per conquistarla, eccetera. Poi mi sono affezionato tantissimo. Già ci siamo...
abbiamo perso Judy e altri personaggi importanti come Jackie, eccetera. Anche Panam. All'Afterlife, andiamo lì. Ogni suo desiderio non è possibile. È un ordine. Siamo nudi? Siamo mi ancora stanco. Nudi. Ha avuto una notte difficile? Settimane difficili. Il successo comincia a pesarle, vero? Avevo l'impressione che avesse ottenuto tutto quello che voleva, che avesse mostrato alla città chi è che comanda. Posso aiutarla? Ne sarei davvero onorato. Portami all'Afterlife, in fretta, senza chiacchiere. Devo concentrarmi. Naturalmente. Ho selezionato la rotta più veloce. Arriveremo a breve. Un'ultima cosa prima di tacere come richiesto. Non si preoccupi di... Se c'è qualcuno che può riuscire in questa particolare missione, è proprio lei. Vede, la conosco un po' e... Ecco, immagino sappia cosa intendo. Grazie, Del. Lo so. Beh ragazzi, a quanto pare la... cioè... il piano di Rogue e di Juni è andato a buon fine, anche se Rogue purtroppo è morta, ma ci stava sulle balle, quindi non mi dispiace più di tanto alla fine. Alt ci ha aiutato, c'era diciamo la questione, il problema che alla fine Juni stava assumendo il totale controllo del nostro corpo, però aveva la possibilità di allontanarsi insieme, di restare con Alt e quindi di ridare definitivamente per sempre il controllo a V. E così è successo, perché adesso Johnny non c'è più. Però a quanto pare non abbiamo molto tempo da vivere, proprio come nell'altro finale, da quel che ho capito. Siamo diventati padroni della città. Buona per quello non possiamo. Che il piano possa dare i suoi frutti. Non possiamo andarcene. La cosa ancora più triste è che abbiamo dovuto dire addio anche a Panam. Lasciarti tutto quanto alle spalle? Lontano, lontano per sempre. Immagina di iniziare il tuo viaggio in direzione dell'ultima frontiera. Scrivi la parola spazio al 7299 per avere la possibilità di vincere una settimana per due al nostro Crystal Palace. Ben 10 casinò, 5 piscine, la migliore attrezzatura da brain dance. Capo. Ehi, tutto a posto? Perfetto. Il tuo box è pronto. Sì, siamo diventati capi dell'Afterlife. Prendi qualcosa? Il solito. Arriva. La gente sospetta qualcosa. Non riuscirò a tenerlo nascosto ancora a lungo. Non ce n'è bisogno. Prenditi un giorno libero. Oggi? È un problema? No, no. È solo che... in tal caso ti servirà qualcosa di speciale. Rogue aveva il suo piccolo rituale. Prima di un grosso lavoro si faceva uno sciottino di tequila, la preferita di Silverhand. Una volta le ho chiesto se fosse per scaramanzia. Sai cosa mi ha risposto? Che era per ricordare. Ha detto che ripensare a Johnny l'aiutava a concentrarsi su ciò che era davvero importante. Ad ogni modo, è una tradizione dell'Afterlife. Ti preparo uno dei nostri cocktail speciali. Dimmi solo chi vogliamo brindare. A Johnny. Preparami un Silverhand. Brinderò a Johnny. Voglio dire, lo conosco soltanto dai racconti, ma il tuo piano gli piacerebbe. Cazzo, sarebbe al settimo cielo. Lo so. Buona fortuna, V.
Ciao Claire. Ehi, boss. Wayland, sei tornato migliore che mai? Pronto e operativo. Hai già raccontato a tutti quello che hai fatto alla Arasaka Tower? Tu che ne dici? Claire deve averlo già sentito 3 volte. Ma quello che vuoi fare oggi, V, e cioè rispetto, è qualcosa che nessuno ha mai tentato. Abbi molta cura di te e buona fortuna. Grazie. 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 Ci vediamo. V, aspettavo da tempo questo momento. Signor Guardare Pochi negli Blu, occhi l'ultima leggenda dell'Afterlife. Devo dire che sono commosso. Felice di non deluderti. Prego, siediti. Dimmi tutto. Beh, V, il Mikoshi è stato un'impresa. Hai messo K.O. l'Arasaka. E hai guadagnato Eddie e influenza in città. Ma non solo. I sistemi dell'Arasaka si sono paralizzati. Si è aperta qualche opportunità. I miei uomini ci si sono fiondati e hanno preso quello che potevano. Quindi è tutto pronto per l'operazione? Ho verificato le informazioni che filtrano dall'Arasaka. Il casino sta testando un nuovo sistema di sicurezza. Ed è vero. Oggi lo disattiveranno per un breve periodo. Credo che saprai come sfruttare quel momento. Non ti deluderò. Hai scelto il miglior mercenario sulla piazza. Così dicono. Ma vorrei vederlo con i miei occhi. A proposito, nessuno ha mai tentato nulla di simile. Da dove vengo io, direbbero che è impossibile. Dicono che stai rischiando troppo. Per dirla in modo poetico, che stai volando troppo vicino al sole. Allora, se... E si sbaglierebbero, di grosso. Una fiducia degna di una leggenda, o di qualcuno che sta rischiando troppo. Ma credo tu sappia cosa significhi perdere tutto, lottare per un ultimo respiro. Te lo leggo negli occhi. Domani a quest'ora dovrei avere tutti i dati dei clienti del casinò. Non scordare la tua parte dell'accordo. Non dimentico mai una promessa. Buona fortuna. Che cazzo siamo? Ah. Ok, in posizione. Perfetto, spaccato il secondo. Tocca a me. Ho disattivato il segnale dei satelliti. Attivo il segnale di mascheramento. Ricorda, avrete solo un tentativo e uno soltanto. Dimmi qualcosa che non so. Una volta iniziato, non potrete tornare indietro. Se qualcuno vi nota, non ci saranno estrazioni o possibilità di sopravvivere. Ottimo. Se funziona, guadagnerai più di quanto tu abbia mai immaginato. I tempi in cui avevo da guadagnare sono lontani. Ora non ho più nulla da perdere. Un po' più. D'altronde, chi sono io per giudicare? Ok, o la va o la spacca. Buona fortuna. Ci vediamo lassù. Passo e chiudo.
siamo pronti. Siamo prontissimi. E questo, ragazzi, è il secondo finale dedicato appunto a Cyberpunk, l'avventura di V e di Johnny. Un damerino del centro che spara cromo dal culo, vero? Beh, sul serio, ragazzo, lasciati alle spalle questa vita. Un finale molto particolare. Più di chiunque altro. Molto particolare, ragazzi. Ogni tanto passo a trovarmi, ok? La prossima volta che sei qui in zona, parleremo dei vecchi tempi. Ti darò un'occhiata per vedere se il tuo nuovo bisturi non ha scazzato qualcosa. Ci vediamo, V. Ciao, Victor. Comunque, questo è i titoli di coda, tutte queste chiacchierate con... Ehi, V. Con tutti i personaggi che noi abbiamo... Con tutte le persone che abbiamo conosciuto nel corso della nostra avventura, come Victor, Mama, Wells... Così grosso da non potermi chiamare neanche Misty. Una volta alla settimana, una volta al mese... Non dimenticare dove hai iniziato e con chi hai iniziato. Judy, Panam, tutti gli altri. La mia porta è sempre aperta. River, eccetera, sempre ragazzi. Sempre sulla tavola. Nei casa e su casa. Sì, sì, non sì, sì. Dicono le stesse cose, praticamente. Dicono più o meno le stesse cose, quindi non c'è bisogno che ve lo faccia rivedere. Però, finale molto particolare, ecco Judy. Da ciao Judy, tempo? Sempre bella. Lasciami indovinare, sempre sei ancora tra i migliori di tutta Night City? Sì, io ho lasciato il giro. Sempre migliore. Volevo chiamarti per ringraziarti. Dicevo, molto 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 particolare come finale, ragazzi. Un solo po' dopo che mi sono lasciata tutto alle spalle, ho capito quanto io fossi strano, un po' strano, però migliore. Mi è piaciuto molto di più rispetto al finale, il primo finale che abbiamo fatto con la Rasaka, eccetera. Vattene. Anche perché abbiamo Vattene visto non guardare indietro. A parte il fatto che, non so che V e Johnny si sono lasciati d'accordo bene, basta, diciamo vuoi così, bene. Stammi bene, amico. Perché alla fine Johnny ha deciso, ehi, cioè abbiamo scelto, essendo stati nei panni di qui Johnny, abbiamo scelto che di restare il frigo fuso, ci sono 35 gradi quindi, l'ombra, quindi ed è arrivo una tempesta di fine, sabbia, quindi riguardo questo. Ti stai perdendo la testa. Abbiamo rivisto anche Panama, stiamo tutti anche bene. Se purtroppo la famiglia continua a crescere, tristezza in questo, sicura, ragazzi, è che purtroppo non, a volte non abbiamo una bella potuto scegliere di restare con Panama. Ma vabbè, non si può avere tutto, giusto, V? Sai cosa intendo. Lo so. Quando ti stancherai della città, fammelo sapere. Ti porterò a fare un lungo giro. D'accordo. Stammi comunque bene, V. Detto questo, io... Ciao. Io salterei i titoli di coda, ragazzi. Non c'è altro da aggiungere, insomma. Ecco la tua ricompensa, complimenti, sì, va bene, lo sappiamo. Siamo sempre di fronte alla struttura dell'Embers, insomma, dove dobbiamo incontrare Anacco. Come ho già detto, una cosa che mi fa veramente incazzare, che mi dà troppo troppo fastidio, però il gioco l'hanno voluto fare così, il gioco ce li sputta qui, ragazzi, quindi è come se non avessimo fatto niente, è come se alla fine il finale, cioè ce li sputta, è come se fossimo dentro un loop temporale, insomma, cioè il gioco non ci permette di concludere in maniera definitiva i Cyberpunk, ok? E questa è una cosa molto molto brutta, molto brutta, e non mi piace per niente. Però il finale di Johnny, quello con la scelta di Johnny di vestire il panni di Johnny, di lasciare a lui il controllo, il comando, eccetera, e è stato molto più adrenalinico, molto più frenetico, molto più figo, molto più emozionante, insomma migliore rispetto al finale, il primo finale che abbiamo fatto, con la scelta della Rasaka, con la scelta di fidarci di Anacco, eccetera. L'unica cosa che mi è dispiaciuta appunto è che anche se abbiamo rivisto Panam, non ci ha
non potevamo scegliere di stare con lei. Però c'è un terzo finale, ragazzi. Il finale dove noi scegliamo di farci aiutare da Panama e dalla sua gente. E magari quello sarà il vero lieto fine di V. Dove magari riusciamo a sopravvivere e a fuggire una volta per tutte con Panama e la sua gente. Chi lo sa? Io lo spero, lo spero. Cioè, io spero e punto tutto sull'ultimo finale che andremo a fare più avanti, ragazzi. Perché dopo questo episodio, qualche taglietto, non lo so se ve l'avrò fatto, ma può darsi anche. E dopo questo episodio continueremo a fare le missioni secondarie che ci sono rimaste, che non ce ne sono rimaste tantissimo, però altri 3, 4, forse anche 5 episodi usciranno sicuramente. E poi faremo l'ultimo episodio con l'ultimo finale, quello dove ci facciamo aiutare da Panama e dalla sua gente, dai nomadi, dagli Aldecaldo, insomma, sperando di trovare finalmente il lieto fine insieme a Panama e che il gioco, insomma, si concludi, almeno per me, per noi, si concludi così. Beh, come sempre, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Ecco il nostro veicolo mega veloce, super cazzuto, super potente, una scheggia proprio. Fatemi sapere la vostra. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.